Noi sicuramente non è che siamo una società dove in questo momento può competere né con le altre società, col Catania, col Lecce, col Foggia, col Cosenza, col Matera. Quindi abbiamo lavorato per comporre una società che funziona. Per quanto riguarda i calciatori, che vedo che la gente in questo momento c'è fermento perché vuole sapere chi compriamo, chi non compriamo. In questo momento noi stiamo lavorando solo con i giocatori che avevamo l'anno scorso. Quindi vogliamo riconfermare 6, 7, 8 giocatori dell'anno scorso, perché solo così io penso che una squadra può competere con gli altri, puntando molto sul gruppo e puntando molto sul fatto che un allenatore ha lavorato un anno con questi giocatori e poi mettere Quindi, 4-5 innesti. direttore, Quindi sono 6-8 dell'11 titolare della stagione sì, scorsa. 8 sicuramente, ma stiamo lavorando per le riconferme perché piano Sì, piano però, stiamo direttore, facendo. Sì. anche la segreteria provinciale del PD ha chiesto un po' di rimpasto in questa nuova squadra del Siracusa Calcio. Ha chiesto almeno due innesti forti. No, abbiamo No, sentito ma non è forte. Io 4-5. vi dico che ce ne saranno 4-5 innesti forti, Ah, non, sicuramente. Non è che stiamo parlando che su 8 o 7 undicesimi sicuramente devono essere riconfermati perché il Senti gruppo, Antonello, vedo adesso perché. a parte le battute, Mister, mi è sembrato di capire, sì, cioè è cioè, sottile, non si Sottile discute. rimane, no? Andrea rimane, giusto? Sottile lunedì sicuramente sarà qua, quindi al 90% sarà con noi, se non al Perché quel 10% 100%. con chi va, scusami, No, cioè, con nessuno, però ne è dobbiamo la parlare prudenza di perché in Raneri, è la prudenza questo momento. di Raneri. Antonello è sempre così, è sempre così. Lui è un direttore sportivo e lavora sotto traccia. Sì, Cioè, però anche la se, vogliamo cioè, dire una cosa, che il dimmi. vero è che non possiamo competere con i budget di altre società, ma vi risulta mai che la Neri abbia sbagliato una cosa a Siracusa? Ecco, no, dicevamo, allora lavoriamo d'accordo sullo zoccolo duro. Abbiamo parlato di questi 3-4 Bravissimo. innesti che dovrebbero arrivare. Tu Bravissimo. nomi non ne fai neanche se ti metto sotto al sole per 24 ore consecutive. Come sì? Cioè, non me ne No, fai. lo sapete perché? Perché purtroppo il mercato è così, appena che fai un nome poi ci sono 10 squadre sopra quel nome e quindi Diciamo però capisco solo una che. cosa, dai Antonio, Sì. lo so che nomi non se ne possono fare, anche perché sennò veramente poi scattano dei meccanismi particolari. Bravissimo, bravissimo. Diciamo che saranno comunque giocatori di categoria, cioè nel senso che sono quei giocatori che hanno già avuto esperienza nel passato di Lega Pro. Sì, sicuramente sì. Ma quindi il famoso piacere per le scommesse di Antonello Laneri che riappunta su giocatori che poi trovano rilancio o la consacrazione definitiva, dove la mettiamo? C'è sempre Sì, anche qui. ma se sono giocatori che in passato fanno la Lega Pro, hanno fatto la Lega Pro, non è che devono essere per forza giocatori importanti o famosi. Magari quest'anno hanno fatto male e noi cerchiamo Allora, il di. nostro Antonello Ranieri, ti spiego, lavora con la filosofia dell'Ester, cioè Bravissimo. prende dei giocatori che magari sono dei giocatori, perché allora, non, magari non sono dei fuoriclasse, ma sono dei giocatori vincenti, che Bravissimo. Sì. Bravissimo. c'è un passaggio diverso, no, ma che sono importanti per la società. Senti, Antonello, invece da quest'anno si lavorerà, almeno così ha detto anche il direttore generale, molto sui giovani, cioè andare finalmente a formare quella famosa cantera siracusana che non sarebbe male, no? Cioè, perché tu ne conosci veramente tanti di giovani talenti, anche Sì, siracusani, che però poi non. sicuramente sì, sicuramente dobbiamo lavorare su quello anche perché, ripeto, per competere con quelle società abbiamo bisogno di mettere giovani di talento, noi dobbiamo avere almeno 10, 12 e quindi sarà una rosa di 24 con 12 grandi e almeno 10 piccoli. Direttore, c'è curiosità attorno al Siracusa? Intendo lei che ha rapporti anche con altre società, giocatori, procuratori, dirigenti. Che aria si respira? Le chiedono, Cioè, fanno noi siamo domande, si temuti come informano? squadra, Antonello, in Lega Pro, anche perché siamo neopromossi, in teoria, perciò, insomma, non dovremmo essere una formazione che fa paura, no? Normalmente funziona così, però la piazza siracusana è ancora tenuta Sì, in la considerazione. piazza siracusana fa sempre paura perché sicuramente noi abbiamo un pubblico e una tradizione che la gente magari si recusa, c'ha paura quando viene a giocare qua, quando ci affronta, perché siamo sempre partiti in questa maniera, non siamo mai partiti spavaldi di fare, poi il campo sicuramente decide quali sono le nostre posizioni.
Per quanto riguarda cosa dicono in giro, sicuramente oggi il calcio non è più come una volta, perché c'è tanta crisi e quindi si deve per forza di cose andare a cercare ragazzi che magari hanno voglia di mettersi in mostra e di fare un buon campionato. Senti Antonello, tu sei un navigato del calcio, perché comunque batti il marciapiede di queste leghe da parecchi anni. Quest'anno è un campionato lungo, lunghissimo, sono un campionato a 20 squadre, cioè non finirà più. Ma a parte quello è un campionato di Serie B, quindi. Difatti, cioè, i nomi sono veramente altisonanti. No, Antonello, quello che volevo dire, ci sarà bisogno di una rosa ben allargata, perché affrontare un campionato di 20... La Lega già ci ha imposto la rosa, quindi la rosa deve essere per forza di 24. Allora, c'è Carlo che ti chiede, Antonello, volevo chiedere al direttore tecnico Laneri se quest'anno la squadra sarà più imprevedibile e veloce. Compriamo Bolt, non lo so, imprevedibile, che significa imprevedibile e veloce? C'è qualche ragazzotto? Imprevedibile e veloce significa che bisogna fare una squadra di giocatori che c'ha gamba, che c'ha corsa e che c'ha voglia di rivalsa, quindi... Sicuramente la Lega Pro è così, bisogna avere giocatori non compassati, ma giocatori che c'hanno... Laneri, tu ti sei dato un'occhiata in giro, magari anche le formazioni minori, sempre del siracusano, dove c'è magari qualche elemento che potrebbe tornare utile alle, che partite di 600, visto che il Noto è in difficoltà, vogliamo andare anche, a vedere lì. Nel senso, vediamo un attimo anche dalle altre formazioni. Che... Sì, ma tanto li conosciamo tutti, quindi in questo momento noi, siccome abbiamo vinto il campionato, penso che i giocatori migliori l'avevamo noi. Beh, quello è poco ma sicuro, certo. Ma siccome prima parlavamo delle sfide del campionato lungo, ma il direttore Laneri si augura una divisione territoriale o qualcosa di nuovo, magari per evitare, anche se insomma, magari si perde un po' in fascino qualcuno dei grandi nomi che soprattutto al sud ci sono come squadre? Allora, per logistica secondo me sarebbe meglio fare il campionato del nord, perché ci viene più facile raggiungere e economicamente forse incredibile poi questa cosa. I collegamenti, non è credibile. Pazzesco, tu no, Antonello? Che è più facile andare a giocare magari a Brescia? Infatti, io dico logisticamente ci conviene giocare a Venezia o a Parma. Che pazzesco, veramente. Quindi, però, se devo dire di giocare un campionato, sicuramente quello nostro del sud sarà un campionato bellissimo. Mi chiedono ancora, Antonello, ma noi abbiamo un'idea su in quale girone saremo messi? Ancora credo di no. Le indiscrezioni sono, cioè, che il girone C lo lasciano così com'è. E poi quindi con Catania, Messina. Vogliono fare qualcosa sul girone centro e sul girone nord, quindi vogliono. Perciò noi ci ritroviamo qualcosa. Lecce, Foggia. Non è bello. No, dobbiamo bello, avere paura del bello, Lecce, bello Foggia, è bello. Chi abbiamo ancora? Catania? Già quelli di maggiore fascino li hai messi dentro tu. Cioè. Matera, bravo. Cioè, insomma, squadroni. Sarà fascino. Il campo decide, no? Squadroni. Ci saranno ripescate, vero Antonello? Penso di sì, molte. Molte ripescate addirittura. Ah, molte addirittura. Sì. Bene, perché la poi... riforma ha funzionato, eh? No, il problema poi, Antonello, noi lo sappiamo, no? Cioè, quando si arriva poi in fase di definizione di gironi, intanto bisogna pagare iscrizione, fideiussioni, quant'altro, e non tutte le società poi arrivano a questo punto, no? E hanno le possibilità per poterlo fare. Cioè, a volte si fa il passo più lungo della gamba e molte società in passato... Secondo me è sbagliato fare ripescaggi. Anche secondo me. Vabbè, quindi le squadre che hanno la possibilità di iscriversi si iscrivono e si gioca per quando si iscrivono, e per quando non hanno debito non hanno difficoltà, e tanto l'arte che ogni anno sarà sempre così. Su quello sono pienamente d'accordo. È inutile selezione che tu... naturale. Insomma, ecco. Vabbè. Se ce la fai, vuol dire che puoi se no è inutile che teniamo un tot di squadre professionistiche. Se ogni anno dobbiamo ma fare. No, ma anche perché, sennò poi arriviamo semipro. A metà stagione e poi c'è quella che comincia a prendere 7 punti di penalità, quell'altra 5, quell'altra 4, quell'altra che magari si ritira o non va in trasferta perché non c'ha più i soldi. Cioè, si va a snaturare completamente quello che è un campionato. Quello è poco ma sicuro. Va bene, allora chiudiamo qui l'appuntamento con Antonello Neri, ma lo apriremo naturalmente. Perché si parla di mercato, sì, con delle l'ultimo novità, nome li abbiamo sentiti. No, allora, adesso ci sta dando il nome. C'è Sottil, dando... 4-5 nuovi innesti, almeno 8 riconferme. Direi che la Scorpo rimane. La Scorpo è in giunta. Ah, in giunta, scusa, che cretino, ho confuso la giunta comunale con la squadra di calcio. Scusami, Antonello, ho fatto un po' di confusione. Va bene, dai, dammi questo nome che chiudiamo. No,
No, il nome non lo posso dare oggi. Ah, 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 non lo può dare oggi, quindi settimana prossima. Allora, ti chiamo lunedì. Va bene, va bene. Grazie Antonello Laneri, okay, sempre Forza Azzurra, Forza Leone. Ciao, ciao Antonello, buona giornata, buona domenica.